Bergodi, allora un ritorno a Pescara, città che l'ha lanciata come giocatore ad alti livelli, insomma si aspettava questa chiamata del Pescara? Ma sono stato molto contento di questa chiamata sicuramente, non me l'aspettavo, però sono molto contento di essere tornato a Pescara dopo tantissimi anni che mancavo da questa città, che mi ha dato molto. Io spero di aver dato, insomma, nella mia parte quello che ho potuto in quegli anni famosi, nella seconda metà degli anni 80, qualche cosa di importante, e quindi sono molto contento e molto carico. Ha detto in conferenza stampa: questa è una squadra competitiva, bisogna credere nella salvezza. Sì, assolutamente, come no, bisogna crederci in tutte le maniere, perché assolutamente, dal punto di vista mentale soprattutto, perché poi quando un giocatore sta bene mentalmente sicuramente può dare di più. Ora è un momento magari un po' più difficile, c'è stato un cambio di allenatore o comunque delle dimissioni dal precedente, e quindi a me dispiace ovviamente, perché poi siamo sempre tutti colleghi, però credo che la squadra può fare bene da qui alla fine del campionato. In questi casi cosa manca per risollevare una squadra? Lei ha parlato di sorriso in conferenza stampa. Il sorriso significa, insomma, magari cercare di trattare i giocatori bene, nel senso, comunque dal punto di vista tecnico-tattico, cercare di farsi capire, comunicare bene, far capire ai giocatori quello che uno vuole, e poi insomma anche però facendo degli allenamenti anche divertenti, insomma c'è bisogno che i giocatori si scrollino addosso la paura che può subentrare. Ovviamente anch'io ho lottato proprio in quegli anni lì col Pescara, quando andavamo in Serie A, poi un anno, forse l'unico anno che si è salvato il Pescara è stato quello con Galeone, l'87-88, quindi bisogna insomma prendere le cose con ottimismo, per cui questo lo dirò ai ragazzi, e bisogna voltare pagina, tranquilli, che bisogna andare in campo e dare il massimo. Si riparte dalla difesa 3, ha già pensato un modulo per questa squadra? Ma adesso vediamo, non lo so, la difesa ci può stare che può essere a 3, poi vedremo da metà campo in su, ci sono diversi giocatori, si possono fare diverse situazioni, si possono creare, quindi aspettiamo con calma magari di valutare. Io ovviamente non con tanta calma, ma nel più breve tempo possibile dovrò cercare di riuscire a dare una fisionomia a questa squadra. Chiudiamo con un messaggio a Zemolo, vogliamo dare un messaggio al poema? Ma non lo so, adesso io l'anno scorso Zemolo l'ho incontrato la prima partita col Modena, mi ricordo, proprio contro il Pescara, favoloso, insomma vincemmo con un po' di fortuna, però Zemolo è stato anche il mio allenatore più di 20 anni fa, quindi lo conosco bene, e spero che abbia più fortuna insomma a Roma, perché in questo momento, anche se poi comunque ieri ha vinto, no niente, noi è chiaro che dovremo solo fare la nostra gara senza guardare davanti chi c'è. Sicuramente c'è un allenatore che l'anno scorso ha fatto bene, e questo gli si deve dare assolutamente merito.